delle emiliane chiedono un taglio pesante di una burocrazia che soffoca. Che cosa cambia se il PD perde, cade il governo? Beh, insomma, penso che per Conte, Renzi e Zingaretti perdere in Emilia Romagna sarà una batosta non da poco, perché governa qua da 70 anni e io in piazza in privato sento una voglia di cambiamento. Non so, chiedetelo a loro, io so cosa faremo noi, che da lunedì saremo in ufficio sia in Regione Calabria che in Regione Emilia Romagna a sistemare tutto quello che non va e avremo 5 anni di lavoro davanti. Poi penso che a livello nazionale prima si può. Ci sono però sempre le sardine da dover combattere. No, io non combatto nessuno. È un movimento che è nato contro di lei però. Sì, è contro i decreti sicurezza. Chiedete ai residenti del quartiere del Pilastro a Bologna, delle periferie di Bologna, se serve più sicurezza o meno sicurezza, più telecamere o meno telecamere, più polizia. No, perché votano donne e uomini, non pesce scoiato. Ha iniziato però oggi lo sciopero della fame. Non mi fa malissimo, dai. Però l'appuntamento questa sera è in un ristorante, lo possiamo. Ma anche oggi a pranzo ero in un ristorante, mangiano gli altri, io parlo e ascolto, non è un problema. Quindi prosegue lo sciopero. Assolutamente sì. Ma questo processo non ha, cioè non le avevano consigliato di non farlo. Sono cioè stupido. Ci tiene tanto a farsi processare. No, io occuperei le mie giornate con altro. Mi ritengo di aver fatto il mio dovere da ministro e da italiano, avendo difeso i confini e la sicurezza del mio paese. Ma siccome è più di un anno che va avanti sto ritornello, io di sbarchi ne ho bloccati decine, non uno o due. Voglio che un giudice mi dica se bloccare gli sbarchi, svegliare l'Europa e contrastare i trafficanti di esseri umani è una medaglia o è un crimine. Così almeno gli italiani sapranno. Gregoretti, 18. Quanti ne ho bloccati? Ha una vita politica molto movimentata. Sono contento perché in Emilia Romagna ho raccolto tante emozioni, tanta fiducia e tanta forza. È un popolo straordinario che però merita un pochino di più rispetto a quello che il PD ha dato negli ultimi anni. Come mai adesso qui, proprio qui? Perché qui, a parte la signora col figlio morto di Lardos che collabora con le forze dell'ordine per segnalare spacciatori, scippatori, delinquenti, occupanti abusivi, perché ripeto, secondo me, non solo a Bologna, ma in tante periferie italiane servono più telecamere, più poliziotti, più carabinieri, più sicurezza. Qualcuno a sinistra pensa che invece occorra bloccare i decreti sicurezza e le telecamere siano una violazione della privacy, assurdità di questo genere. Da un partito democratico che si è seduto. E una volta il PC, me lo dicono in tanti, noi vinceremo perché tanti elettori di sinistra voteranno Lega, tradizione operaia, tradizione contadina. Una volta il PC aveva una classe dirigente col controfiocchi e nei comuni delle regioni mandava gente che sapeva cosa faceva. Dopo 50 anni si sono seduti e quindi il cambiamento è sano, è necessario. Cioè, sicuri, se ci dovesse tutti essere nelle mani del diciamo, buon Dio, però io ho questa convinzione. Nel caso dovesse andare male, le sardine vanno bene? No, ma le sardine ce ne sono, si presentano alle elezioni. Però appoggiano un candidato che potrebbe, come dire, essere. Perché questo candidato si vergogna del suo partito e quindi va a pesca. È un problema suo, io non mi vergogno della Lega, anzi ne sono orgoglioso. Io e Lucia siamo stati in 300 piazze in Emilia Romagna, ho la netta sensazione che vinceremo, e non di poco. Quindi gli squali mangeranno le sardine? No, gli squali, io non sono uno squalo. Le sardine si mangiano da sole quando parlano di ciò che non sanno, perché quando vogliono cancellare i decreti di sicurezza, sanno, li hanno letti i decreti di sicurezza, sanno che ci sono poteri ai sindaci, soldi alle forze dell'ordine, divise, telecamere, assunzioni contro la mafia, la camorra, l'andrangheta, quindi uno dovrebbe, io li ho scritti, quindi li conosco e ritengo che siano utili all'Italia. Salvini, scusi, a Dica. Ferrara secondo lei, sulla Rodi? No, Ferrara è un modello di buona amicizia. La prima cosa che farà, che consiglierà di fare Lucio Borgonzoni se vince? Parlare con i tanti esponenti del mondo delle cooperative che anche io ho incontrato, che sono i primi a essere stufi di un certo tipo di cooperazione partitica e politica, anzi io le suggerirei di istituire proprio un assessorato che si occupi
di cooperazione bella, vera, sana, di terzo settore, di volontariato, di disabilità, coloro che una volta teoricamente si rivolgevano alla sinistra. La sinistra, il PD è passato dai consigli di fabbrica ai consigli di amministrazione delle banche, quindi ripartire dagli ultimi, io ne sto trovando tanti, problemi col diabete, problemi con l'Alzheimer, problemi con la SLA, problemi con l'autismo, senza miracoli, però partire dagli ultimi, dai dimenticati. Le consiglierei anche di occuparti più del pilastro, venuto qua apposta? Fondamentale, qua a Bologna c'è un sindaco che dice che problemi non ce ne sono, anzi che i decreti sicurezza non servono. Qua c'è un punto di sicurezza, una caserma in attesa di essere aperta non so quanto tempo, e qua serve star vicini ai cittadini per bene, sgomberare le case popolari occupate abusivamente, serve sistemare le 5.000 case popolari lasciate vuote in Emilia Romagna. Io ricordo che parla di buona amministrazione del PD, sono più di 5.000 case popolari vuote perché non sistemate in Emilia Romagna, e riassegnarle a persone per bene. Poi ripeto, sarà un percorso lungo, durerà almeno 5 anni se non 10. Però noi non vediamo l'ora di cominciare. Oggi ha girato un po' anche in Appennino, qual è il bilancio di questa giornata? Spettacolare, gente di montagna, fantastica, anche qua, Porretta Terme, reparti dell'ospedale chiusi dalla regione, problemi di gestione del territorio, strade, frane e un'economia di montagna dimenticata. In Regione Lombardia c'è un assessorato alla montagna, una persona che viene dalla montagna, perché la montagna ha bisogno di risposte diverse rispetto alla città. Ho trovato però un affetto, una piazza, adesso sono arrivato un po' in ritardo perché a Vergato c'erano 1.000 persone in piazza un martedì pomeriggio con un freddo becco, e quindi... La vedo un po' freddolina. No, ma lo prendo, mi riscalderò da lunedì in poi, a urne chiuse mi riscaldo. E questa sera la scena sarà intima, ha scelto un locale un po' in periferia, un locale anche piccolo, che tipo di cena sarà? Una cena senza cena? Io, per me sarà, berrò qualche bicchiere d'acqua, poi ci saranno esponenti nel mondo dello sport. Chi ci sarà? Sappiamo che c'è un calcio. Non facciamo nomi e cognomi, a proposito di calcio penso che ci sarà una sorpresa domani sul Carlino, però una cosa al giorno. Thomas Locatelli stasera. Vendete Suso. No, lascia perdere Suso. Domani penso che chi leggerà il Carlino e che ama lo sport, ama il calcio, ama Bologna, avrà di che leggere. Però non voglio rubare il lavoro ad altri. Stasera ci sono diversi calciatori, ex calciatori, grandi uomini della nazionale. Sono contento. Io sono. Amo lo sport. Sì, diciamo che oggi ho fatto 7 comizi e quindi non ho ancora finito, però ci sono incontri, sto facendo alcuni incontri riservati, in quanto riservati, rimangono riservati, però molto belli e molto importanti per Bologna e per l'Emilia. Se no passi avanti su una chiusura dei leader del centrodestra? L'abbiamo già stabilito, venerdì viene alle ore 18 a Ravenna in Piazza del Popolo, le 6 liste a sostegno di Lucia, ci saranno tutti. E abbiamo sempre fatto in tutte le competizioni regionali e lo facciamo ovviamente anche in Emilia Romagna. Io domani sarò in Calabria e domani sera sarò a Firenze. Mi scusi, ma quindi Casa Ferrara per lei è chiuso? Per quello che mi riguarda è un non caso. Se fossi in Bonaccini e nel PD mi preoccuperei di un caso invece con la C maiuscola della provincia di Ferrara che verrà fuori nelle prossime ore, però appunto. Non voglio portar via la sorpresa a chi ci sta lavorando. Senta, l'hanno accusata di aver sostituito Lucia Borgonzoni in questa campagna elettorale. Abbiamo fatto io e Lucia 250 incontri in piazze diverse, in giorni diversi, con persone diverse. E oggi era confronto con Bonaccini, giustamente, è stata dagli industriali, da Comunione Liberazione, dagli artigiani, dai balneari, dai lavoratori del porto. Però se siamo in due e facciamo due cose diverse penso che sia utile. Il problema è del PD, io non ho visto Renzi, a proposito di sinistra, in giro per l'Emilia Romagna, Zingaretti lo sta cercando a chi l'ha visto, dei 5 Stelle non è giunta notizia, quindi il problema è di chi si vergogna di cosa sta facendo a Roma il governo nazionale. Noi invece andiamo in giro a testa alta, domani, anzi dopodomani, no io ormai ho perso, domani è il 22, domani ci sarà Luca Zaia con Lucia in Romagna. Dopodomani tornerà con Lucia in Emilia, ieri c'era Massimiliano Fedriga, ci sarà Attilio Fontana, siamo una squadra, verrà Giancarlo Giorgetti
a Bologna giovedì, quindi la Lega è una squadra. E il segretario, lei ha preannunciato, diciamo, già due scoop che vedremo domani. No, scoop, no, i giornalisti fanno il loro lavoro. Non voglio portare via il lavoro ai giornalisti. Perfetto, grazie. E però uno potrebbe interessare la parte sportiva, ok. Sì. Su quell'altra sembra quasi che ci sia un'inchiesta in corso o qualcosa. No, no, inchieste. Si può preannunciare. No, no, le inchieste le fanno. Le inchieste le fanno i giudici, i magistrati. Non parlo di inchiesta, a differenza della sinistra, io non uso i tribunali per sistemare. Di un caso. Sì. E a differenza del caso del comune su cui sta partendo un'inchiesta, insomma, no? Ma oggi Lucia ne ha parlato al confronto ai TV. Mettiamo il caso che qualcuno abbia fatto delle ritorsioni politiche amministrative nei confronti di un piccolo comune di provincia, perché qualcuno in quel piccolo comune si è candidato non con la sinistra ma con Lucia Borgonzoni. E mettiamo il caso che qualcuno non l'abbia preso bene, e mettiamo il caso che questo qualcuno abbia fatto qualcosa che non va fatto. Se fosse così qualcuno ne risponderà, se non fosse così vuol dire che ci hanno segnalato cose inesatte.